Anticipazioni Endless Love. In una serata come tante altre, Kemal e Salih si dirigono verso il molo per lavorare alla manutenzione delle barche. Mentre si apparta per cambiarsi, Kemal nota una festa in un locale, comprendendo dalle decorazioni che si tratta di un compleanno. Realizza che è il compleanno di Nihan. Inizialmente, Kemal vorrebbe raggiungere Nihan e parlarle, ma l'atmosfera elegante del luogo e l'arrivo di Emir lo fanno desistere. Decide quindi di non fare nulla e di recarsi al molo per lavorare. Nel frattempo, Emir si presenta ubriaco al compleanno di Nihan, e lei non gradisce affatto il suo atteggiamento. I due litigano immediatamente, e tutti alla festa notano l'aggressività e la gelosia di Emir. Per Nihan è troppo, lascia la propria festa e corre verso il molo, desiderosa di prendere la sua barca e allontanarsi da Emir il più possibile. Nella fretta di salpare, però, Nihan rimane intrappolata in una fune e cade in acqua. La fune è legata al suo piede, impedendole di riemergere. Fortunatamente, qualcuno si tuffa in mare per salvarla, è Kemal, che l'ha vista da lontano e ha agito prontamente. Per lui è un sogno avere l'opportunità di incontrarla di nuovo e di parlarle. Le fa gli auguri di compleanno e la chiama per nome, stupendo Nihan che si spaventa all'inizio, ma poi lo riconosce come il ragazzo del ritratto. Kemal e Nihan iniziano a parlare del loro primo incontro e di come si siano stranamente ritrovati. Quando Zan, il fratello di Nihan, la trova e cerca di riportarla alla festa, Nihan decide di salpare con Kemal. I due cominciano a conoscersi meglio, discutendo dei loro sogni e dei progetti per il futuro. Lui vuole diventare ingegnere e occuparsi della gestione di una fabbrica di carbone, mentre lei aspira a diventare una grande artista. Giunge però il momento di tornare a casa. Kemal e Nihan si salutano, e lei, prendendo la sua mano, disegna il segno dell'infinito. Poi si salutano di nuovo e tornano a casa. Il giorno seguente, entrambi si svegliano con un sorriso. Kemal riflette su quanto sia stato piacevole trascorrere del tempo con Nihan, mentre lei sogna ad occhi aperti riguardo alla serata trascorsa. Tuttavia, il fratello di Nihan, Ozan, la riporta bruscamente alla realtà informandola su cosa abbia combinato Emir la sera precedente. Sapendo che Nihan aveva abbandonato la festa con un ragazzo, Emir ha fatto picchiare un altro ragazzo che aveva parlato con lei. Il disgusto di Nihan cresce quando sua madre le porta in camera un mazzo di fiori inviato proprio da Emir. Nel frattempo, Kemal inizia la sua giornata e si reca da Leyla, una sua cara amica. Le ha già raccontato del suo primo incontro con Nihan, ma non l'ha ancora aggiornata sugli ultimi sviluppi. Mentre i due parlano, Nihan chiama Kemal per invitarlo a trascorrere del tempo insieme. Kemal, felice, la invita a raggiungerlo a casa di Leyla. È importante per Kemal che le due si conoscano, soprattutto considerando l'importanza del giudizio di Leyla. Dopo aver respinto l'ennesimo tentativo di Emir di uscire insieme, Nihan è pronta per andare da Kemal e Leyla. Quando finalmente le due si incontrano, Nihan ha la sensazione di conoscere già Leyla. Questa sensazione si rafforza quando Leyla chiede il cognome di Nihan e rimane senza parole sentendolo. Con una scusa, Leyla si allontana per prendere qualcosa da bere, ma in realtà va a rivedere delle vecchie foto, tra cui una di due bambini, una femmina e un maschio. Leyla è sconvolta, ripetendosi che non può essere possibile, ma sembra che i suoi dubbi siano reali. Forse conosce veramente Nihan e il loro legame sembra più profondo di quanto si possa immaginare. Emir, sempre più ossessionato e irato nei confronti di Nihan, cerca di persuadere suo fratello Ozan a diventare la sua spia. Tuttavia, Ozan è profondamente legato alla sorella e la sua decisione rimane incerta. Emir spera che possa essere una preziosa fonte di informazioni su Nihan, ma sa che convincerlo potrebbe non essere facile. Intanto, al molo, Kemal e Salih discutono di Nihan mentre lavorano. Salih esprime preoccupazione sulle differenze sociali tra lei e Kemal, temendo che possano diventare un ostacolo per la loro relazione. Mentre Nihan proviene da una famiglia benestante, Kemal appartiene a una famiglia più umile ma rispettabile. Nonostante le sfide, Kemal ammette che la loro storia potrebbe non seguire le regole convenzionali. Poco dopo, Nihan contatta Kemal via messaggio, annunciando che passeranno del tempo insieme il giorno seguente e lo invita alla mostra d'arte dell'Accademia. Kemal e Nihan si incontrano al centro commerciale per esplorare la mostra dell'Accademia. I due sono sempre più in sintonia, mentre Ozan li segue e li spia, ma decide di non dire nulla a Emir, che già sospetta che Nihan stia frequentando qualcuno di nascosto. Emir è furioso perché sia Nihan che suo fratello rifiutano le sue chiamate, causando così la cancellazione di un importante incontro di lavoro con Önder, il padre dei due. Emir rifiuta di salvare l'azienda Sezin e si ritira nel suo ufficio in preda alla rabbia. Suo padre, Galip, cerca di calmarlo, ma Emir è completamente ossessionato da Nihan. La vuole e desidera come moglie, e il suo continuo rifiuto lo spinge a confessare a suo padre di essere disposto a uccidere sia Nihan che chiunque si avvicini a lei. Galip non cerca di dissuaderlo dalle sue ossessive delusioni, anzi, promette di fare tutto il possibile per aiutarlo a realizzare i suoi desideri. Suggerisce ad Emir di prendersi qualche giorno libero e andare a Londra. Nel frattempo, a casa, la famiglia Sezin cerca di capire perché Emir abbia cancellato l'affare, soprattutto Önder e sua moglie, che sono particolarmente preoccupati per la situazione. Anche Nihan cerca di convincerli a rinunciare a qualsiasi affare con Emir a causa della sua crudeltà e malafede. Emir chiama Ozan allo stesso tempo per incoraggiarlo nuovamente a informarlo su tutto ciò che fa sua sorella. Ozan cerca di calmarlo ma non confessa ciò che realmente sa su sua sorella e Kemal. Nella dimora dei Sezin arriva Galip, che senza indugi convoca Önder per discutere di affari, con Vildan che partecipa alla conversazione. È chiaro che si tratta di un incontro d'affari che coinvolge anche la loro famiglia. Galip spiega senza mezzi termini che se Önder vuole salvare la propria azienda, dovrà accettare che Emir sposi Nihan. In caso contrario, verrà negato loro l'aiuto finanziario di cui necessitano. Önder, uomo orgoglioso e idealista, reagisce negativamente alla richiesta, rifiutandosi categoricamente di costringere sua figlia a sposare qualcuno solo per ragioni commerciali. Vildan, invece, preoccupata per la perdita dell'agiatezza economica, è più incline a cercare di convincere la figlia ad accettare il matrimonio, scatenando una discussione aspra il cui clamore attira l'attenzione di Nihan e Ozan, i quali comprendono immediatamente la richiesta di Galip. Nihan rimane sconvolta, mentre Ozan si sente male e viene colpito da una grave crisi epilettica. Il giorno seguente, Nihan e suo fratello prendono del tempo per stare insieme, e lei gli confessa di essere molto attratta da Kemal e desidererebbe che i due si conoscessero. Kemal e Nihan cenano insieme su una barca ormeggiata, confrontandosi sulle loro differenze sociali. Se Kemal teme che il loro status possa rappresentare un ostacolo per la loro relazione, Nihan invece è più ottimista e non crede che le loro origini possano compromettere il loro legame. Le sue parole rincuorano Kemal, e i due passeggiano spensierati, parlando delle loro famiglie e dei loro sogni. Si trovano bene insieme e sono rapiti l'uno dall'altra. Inevitabilmente, la loro vicinanza si trasforma in un dolce e appassionato bacio. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti "voglio il continuo", e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!